Iniziamo a togliere quei partiti. Togliamo quei partiti. Il centrodestra a Vicenza è pronto a girare pagina per trovare nuovi stimoli, nuovi orizzonti e, perché no, nuove energie per l'Italia. Ma sono d'accordo anch'io che c'è bisogno di qualcosa di nuovo. Ma Forza Italia poi, che cos'è Forza Italia oggi qui a Vicenza? Cioè, non rischia di svuotarsi sto partito? Certo che sì, Forza Italia è lo slogan che si canta sugli spalti quando gioca l'Italia. Punto. Quindi del partito che cosa resta? Gran poco. Di Forza Italia resta poco? Questo è il pericolo, che il partito si svuoti per trovare nuove energie e in questo caso Claudio Cicero è pronto a prendere in mano il progetto di Stefano Parisi. Direi di sì, ma prima di tutto parlerei con tutti e direi una cosa solo, l'obiettivo è la città. Eh già, la città dove da 10 anni vince il centrosinistra, perché innanzitutto non brilla il centrodestra. Ma non ha brillato, però forse magari c'era bisogno di fare un po' una piccola riflessione che l'abbiamo fatta, in questo periodo lo stiamo facendo, stiamo anche dialogando per capire quale sarà il nostro futuro candidato sindaco. Forza Italia ha riflettuto e adesso ha capito che bisogna schiodarsi dalle poltrone e scendere per strada per incontrare i cittadini e capire i loro problemi. Quelle cose che al cittadino interessa, la buca sulle strade, il lampione che manca. Quello che facciamo noi di Rete Veneta. È quello che state facendo voi di Rete Veneta, andate dai cittadini. Insomma, Forza Italia si è fatta l'esame di coscienza, forse in tempo, forse no, perché a Vicenza molti alfieri di centrodestra sono già passati con Stefano Parisi. Siamo parecchi che stiamo guardando in Parisi la soluzione, venite, perché potrebbe essere la soluzione per Vicenza.